Ciao a tutti, benvenuti in questo nuovo video pasquale. Oggi quello che faremo è un lavoretto davvero davvero semplice, ma che può essere l'occasione per passare del tempo con la propria famiglia, decorando appunto delle uova che saranno commestibili e non solo che potranno abbellire la vostra tavola pasquale, ma anche le tavole di tutti i giorni dell'anno, se lo si vuole. Come possiamo vedere, gli ingredienti sono davvero pochi. Ovvero, innanzitutto delle uova, il nostro ingrediente basilare fondamentale, e dei coloranti alimentari. Dopodiché io ho suddiviso le uova in varie porzioni, decidendo appunto per ognuna che tipo di decorazioni fargli. E successivamente bisogna semplicemente mettere le uova a bollire per fare delle uova sode. Come potete vedere qua inseriamo nella pentola le uova che abbiamo scelto. Andiamo poi a riempire la stessa con dell'acqua, appunto nella quantità adeguata per far bollire le uova. Mi raccomando, in questo caso fate sempre che ci sia un adulto ad aiutarvi, perché poi dovete stare lì anche ad accendere il fuoco e regolarlo in modo tale da poterle fare delle semplici uova sode. Ma in questo l'unico ingrediente in più da aggiungere è appunto il colorante. Colorante che noi in questo caso utilizziamo colorante alimentare liquido, in quanto c'è anche in polvere. Il problema però, come poi vedrete più avanti, quello in polvere purtroppo non funziona. Se non avete il colorante alimentare, in realtà ci sono anche degli altri alimenti che effettivamente possono fungere da colorante. Ad esempio la barbabietola, col succo di barbabietola potete tenere comunque un bel rosso acceso da poter utilizzare. E a questo punto, quindi noi in realtà stiamo mettendo vario colorante all'interno perché ne serve un bel po' per poterle colorare, o anche qua dipende in base all'intensità del colore che volete ottenere. Una volta che è stata scelta l'intensità del colore giusto, allora basta accendere e appunto aspettare 10 minuti per permettere così all'uovo di diventare sodo. Una volta che le uova sono pronte e l'acqua sta bollendo, possiamo così procedere a tirarle fuori. Appunto, sempre stando molto attenti, sempre facendovi aiutare da qualcuno, andate lì e andate a togliere piano piano tutte le uova che avete deciso di decorare. In questo caso io invece non andrò a scolare l'acqua, l'acqua la terrò per poter poi utilizzare ulteriormente per altre decorazioni che potete fare voi stessi, quindi magari anche aggiungendo dell'altro colore, quindi creare delle ulteriori poi sfumature. Quindi appunto in questo caso stiamo togliendo le uova e le stiamo appoggiando dentro una bacinella e aspettando appunto che poi si raffreddino. Come potete già vedere, il guscio dell'uovo si è ben colorato di un bel rosso acceso in questo caso. E un'altra cosa da tenere in considerazione è che così facendo l'interno dell'uovo rimarrà comunque bianco, quindi noi stiamo andando a colorare solo l'esterno delle nostre uova e che già fanno un bel effetto poi sulla tavola. Proseguiamo così invece in un'altra pentola, quindi dove ci mettiamo all'interno altre uova che vorremmo decorare diversamente e manteniamo lo stesso procedimento, quindi le riempiamo d'acqua per poter poi farle bollire in modo tale da far diventare queste uova sode. E qua noi stavamo provando a utilizzare il colorante alimentare in polvere e per l'occasione abbiamo scelto il colorante azzurro. Il problema però è che abbiamo scoperto a nostre spese che il colorante alimentare in polvere non colora davvero, o ne serve in una grandissima quantità, ma in questo caso io consiglierei davvero di utilizzare un colorante liquido piuttosto che un colorante in gel, perché noi poi abbiamo provato a mettere addirittura tutta la bustina, ma l'acqua rimaneva comunque non abbastanza colorata per poter colorare anche i gusci. Di conseguenza non abbiamo poi sprecato questo, anche perché le uova sono rimaste normali, ma le abbiamo usate per invece fare un'altra tecnica decorativa che vedrete tra poco.
In questo secondo caso noi non abbiamo aspettato che le uova fossero pronte e cotte in 10 minuti, ma le abbiamo tolte circa un minuto prima, 1-2 minuti prima, seconda. Questo perché questa decorazione non avviene a livello del guscio, bensì noi andremo a decorare l'interno dell'uovo e quindi sarà essenziale che l'albume sia solidificato, ma non quel tanto da evitare un'ulteriore cottura di un qualche minutino, dal momento che noi adesso le andiamo a togliere per l'appunto per poter fare questa operazione, ovvero con un coltello o un cucchiaino, sempre facendovi aiutare da qualcuno, andremo a creare delle crepe sul nostro uovo, crepe che possono andare a vostro piacimento, quindi più crepe ci sono, più decorazioni poi avremo alla fine. Così facendo, quindi, andiamo a far crepare tutte le uova per poi reinserirle all'interno della nostra ciotola, che in questo caso andremo invece a colorare, quindi ad aggiungere il colorante in questo momento. Una volta appunto fatto, poi vedremo dopo qualche minuto di ulteriore cottura, anche un minuto è abbastanza, potremo poi finalmente toglierle. Una volta fatto cuocere appunto quei 2 minuti in più, li andremo a far scolare, aspetteremo che raffreddino per evitare di scottarci e andremo poi a sgusciarle. Quello che otterrete poi sarà appunto delle uova che avranno all'interno delle crepe che saranno colorate e che daranno un po' una sorta di effetto marmorizzato, ma che si possono mangiare. Ora, in questo caso noi le crepe, le decorazioni che si sono formate sono poche, ma perché abbiamo fatto poche crepe sopra l'uovo. Logicamente più crepe ci saranno e più decorazioni avremo poi sull'albume. E sarebbe anche interessante poi poter fare varie decorazioni con vari colori. E tutto qua, il lavoretto è finito, ora non vi resta che andare a decorare le vostre tavole con le uova decorate da voi stessi. Io spero che questo video vi sia piaciuto e vi auguro a tutti una buona Pasqua.